18, la 19, la 20 e la 21 e più la nazionale dell'università, quindi di lavoro da fare ce n'ho veramente tanto, ma sono contento perché sto crescendo insieme a loro e vedo che tutto ciò che è stato il mio bagaglio da calciatore sto cercando di insegnarglielo, di regalarglielo e vedo che loro lo apprendono e sono pronti a ricevere da me nozioni e consigli, per cui sono veramente soddisfatto di quello che sto facendo. Nella tua lunga carriera hai avuto molti allenatori, qual è quello a cui ti ispiri? No, un nome solo no, perché ne ho avuti tanti e tanti bravi, per cui come spesso dico sono diventare allenatore devi diventarci perché hai il fuoco sacro della passione per il gioco del calcio e devi fare tua una mentalità di gioco e di idee, però devi sapere un po' rubacchiare da quelli che sono stati i tuoi maestri. Ci sono obiettivi di crescita per questi giovani, ma anche a livello di risultati avete obiettivi importanti. Io credo che questi ragazzi con i quali lavoro da un po' più di tempo, di questa nazionale dell'Under 20, parlo, abbiano grandissime capacità e meritino sicuramente una ribalta superiore a quella che hanno tutt'oggi. Chiaramente le cose dipendono sempre da loro, però visto che il panorama calcistico italiano sta soffrendo a livello economico e non ci sono grandi investimenti, esorto i presidenti a dare un'occhiata a questi ragazzi perché se lo meritano, perché hanno tanto da spendere e credo che possa essere un giusto premio e un riconoscimento a gente che ha voglia di arrivare. C'è comunque nella tua nazionale già... ci sono già dei giovani insomma in grado di giocare a un livello superiore? Sì, lo dicevo prima, ci sono, non mi chiedere i nomi perché non te li faccio, venite a vedere i nostri allenamenti e le nostre partite e vi accorgerete che se paragonati a tanti giocatori che militano in Serie A e Serie B, credo che i ragazzi non sfigurerebbero assolutamente. Senti, un passo indietro, non per parlare insomma di polemiche dell'episodio arbitrale, ma soltanto ti chiedo, da grandissimo difensore quale tu sei stato, in Italia, a un difensore italiano, comunque si cerca di dire magari che non bisogna entrare scivolato in quel modo. Facciamo una premessa iniziale, non era rigore, ma non serviva neanche dirlo, quindi ho apprezzato molto la scelta del mister di tenere un profilo molto basso alla fine della partita, si è dimostrato un gran signore, anche perché non serviva veramente alzare i toni, anzi era talmente lampante che. Premesso ciò, forse se vogliamo trovare un piccolo neo era appunto quello di cercare di evitare e di portare l'arbitro a quella decisione, però ripeto, lì bisogna ragionare fino all'ultimo secondo di ogni scelta. Non ha fatto una scelta sbagliata il ragazzo, anche perché in effetti ha ottenuto il suo risultato, cioè quello di rinviare la palla. Purtroppo la scelta dell'arbitro è stata diversa. Fra poco i tuoi ragazzi incontreranno di Natale, cosa devono imparare soprattutto da tutto? Ma io credo che debbano respirare aria qua, aria di calcio vero, non che non lo facciano quotidianamente perché sono professionisti e quotidianamente si impegnano per arrivare a dei livelli maggiori, come dicevo prima, però devono respirare l'aria di un calcio importante, di gente che lo fa in Serie A, di gente che gioca in nazionale, che ha giocato in Champions League e via discorrendo, quindi questo gli deve servire come stimolo per un giorno, e spero presto, trovarsi loro nelle condizioni di allenarsi su questi campi e con giocatori di pari livello. Grazie. Valerio, ti faccio anche l'ultima domanda. Tu hai subito con la famosa partita con la Juve la decisione di Cesari allora. Io ti chiedo, alla fine, secondo te, torti e favori si bilanciano? Cioè, quella volta... con quel gol fantasma, se andavate magari sullo 0-0, se andavate a vincere, Zacca ha detto, chissà, potevamo anche te vincere lo scudetto. Sai cosa, con i se e con i ma diventa difficile poi dopo cambiare quello che è realmente stato. Certo è che quella squadra e quell'annata lì è stata sicuramente un'annata assieme all'ultimo anno di Spalletti che
abbiamo raggiunto la Champions League, le migliori in assoluto, quindi siamo arrivati terzi e il passettino forse era anche più vicino di quello che alla fine è stato. Zacchi diceva che mancava Udine forse la pressione giusta, non quella esagerata, ma quella giusta che evita di far dare le pacche sulle spalle anche quando magari si perde. Beh, ma allora è una partita persa qua, nel senso che in maniera positiva dico, credo che il grande vantaggio di questo posto, di questa piazza, di questa società sia proprio la serenità con la quale si riesce a lavorare, si riesce a stabilire giorno dopo giorno una certa mentalità, con giocatori assolutamente capaci e pronti e i risultati alla fine vengono. Calori dice che sogna di vincere lo scudetto con una piccola e non fa il nome, però si immagina quale. C'ha ragione, è giusto che i sogni, bisogna dargli sempre adito ai sogni e credito perché nella vita si possono sempre realizzare. Il tuo qual è? Il mio è quello di arrivare più in alto possibile, non mi sono mai posto limiti da calciatore, men che meno lo faccio adesso che ho la fortuna e l'onore di allenare una nazionale. Quindi per essere un punto di partenza, un gran bel punto di partenza. Grazie.